Eccoci qua, ciao ragazzi, mi trovo qui, il solito posto naturalmente nuovo, qui alle spalle addirittura ho dei tronchi e niente, volevo fatto questo video perché mi è stato chiesto e quindi oggi dovevo fare questo video, insomma mi è stato chiesto un po' che non lo fai, dai, ci divertiamo quando fai i tuoi video, allora io eccovi accontentati, ho voluto farlo. Naturalmente non è andata come speravo, la giornata bene ma non benissimo, insomma. Niente, la giornata da stamattina che sono qui in questo canale è iniziata, diciamo, con pasturando con del mais, il mio solito pellet, ho pescato con queste boilers qui, questo, ananas, mango e il mio solito melone. Omino di neve, la giornata è partita in quarta con pesci ghiatti americani e siluri. Niente, non riuscivo a venire fuori, pesci ghiatti americani, siluri di grossa taglia, però di carpe neanche l'ombra, finché ho cambiato tutto, ho tolto praticamente le boilers in assetto neutro con un leggero pH acido e ho messo delle boilers alla crema, quindi ecco, tanto per dire, questa è una che ho messo, che mi ha permesso poi di fare una bella cattura. Questa è banana e cioccolato, queste sono chiaramente le mie boilers che faccio io e siamo partiti in quarta, prima cattura discreta, seconda cattura discreta, ho fatto una terza cattura che è qua che si muove, direi buona, e poi purtroppo, come mi capita ormai ultimamente, qualcosa di grosso è arrivato, ma io pesco, d'altronde sono lì i pesci, nello sporco, quindi pesco in mezzo agli alberi sommersi, in mezzo delle ninfe eccetera, infatti è arrivata la canna, ce l'avevo un po' distante, sono arrivato un po' in ritardo e mi si è infilata sotto i rami e non ce l'ho fatta a tirarla fuori, purtroppo probabilmente il pesce della giornata è rimasto là. Comunque poi adesso andiamo a vedere questo. Appena ho messo su la boiler praticamente alla banana e cioccolato è arrivata questa carpa qua. Direi che comunque ha lavato il telefono, direi comunque discreta. Eccola qua. Ve la faccio vedere se riesco a tirarla su. Un bel carpone, un bel maschio che mi ha fatto anche lui sudare per tirarlo fuori dai rami, però questo è uscito. Eccolo qua, ve lo faccio vedere come di consueto anche dall'altra parte. Bellissimo, bellissima livrea, eccezionale, eccezionale, bronzata, eccezionale. Eccola qua, spettacolare, lo sapevo che stava partendo, e la faccio rivedere perché merita, e poi io sono sempre, voglio sempre tenerla in braccio il più possibile, anche se non si può. Vado, eccola qua, ecco la carpa, eccola qua. Bellissima carpa, bronzata, livrea bronzata, classici colori, diciamo così, di un pesce che vive in mezzo a questi ambienti qua, in mezzo alle ninfe, in mezzo agli erbai, in mezzo ai tronchi, le bocche che piacciono a me, quelle che da due boilers del 24, eccola qua, ed ecco la carpa. Faccio vedere con
con tutte le sue pinne ben, ben aperte. Eccolo qua. Queste carpe qua mi fanno impazzire. Quando ce l'hai alla matte, questo è un treno. Va bene. Poi ho avuto una piccola sorpresa proprio adesso. Metto su una boiler soffondante e poi arriva questo. Questo è forte. Eccolo qua. Una piccola Sandra. Un Lucio Perche. Fortissimo. Ne avevo già allamato uno una volta, ma poi non sono riuscito a tirarlo giù. Questo invece sono riuscito a tirarlo su. Da notare, se mi prende il dito questa, da notare la bocca. Eccola qua. E i denti. Bellissima. Eccola qua. Occhi opachi. Da vedere proprio un predatore che vede di notte. E mi ha divertito anche questa qua. Ho sperato in qualcosa di più, invece era la Sandra. Eccola qua. Eccola. Con i suoi dentoni. Eccola qua. Bellissimo pesce che andiamo a liberare anche lui. Come ho già liberato anche gli altre carpette, siluri, americani, tra cui anche l'Italia, questa volta molto molto importante, direi americani di 6-7 kg. Niente, a questo punto io vi ho raccontato tutto. Una cosa, chiaramente saluto tutti quelli che mi hanno contattato perché volevano questo video a tutti i costi, perché si divertono con i miei video. Io li saluto e li ringrazio. Eccovi accontentati, anzi vi dirò di più. Sono già andato a vedere. Vi anticipo un video che farò prossimamente, prossima settimana o due. Non voglio lasciar passare tanto, se poi riesco ad avere i permessi che mi hanno promesso. Dovrei andare a fare una pescata in un... Devo essere un po' vago per non poi dare troppe notizie troppo specifiche. Comunque dentro, diciamo, a un bosco c'è un fiume, un canale abbastanza importante, abbastanza grande, dove nessuno ha mai pescato, ed è acqua salmastra. Alberi sommersi, sono già andato a fare un'ispezione, bellissimo, ambiente stupendo, ho già visto dei segnali positivi, ho fatto un controllo della quantità di acqua, c'è parecchia acqua, diciamo corrente, siamo sui 3 metri d'acqua, quindi diciamo che ho intenzione di prendere qualcosa di interessante se viene. Le mie intenzioni ci sono, poi vedremo quello che capita. Quindi sarà un bel video e speriamo che i permessi arrivino presto, e quindi già da una settimana o due poter già fare questa pescata, e quindi fare un video, spero bello, spero con un bel pesce. Insomma, vi faccio vedere l'ultima volta questa bella carpa, perché questa è veramente una bella carpa. Eccolo qua. E merita veramente un paio di... con le pinne alzate così mi piace. Ma merita veramente un'inquadratura importante prima di essere lasciata. Eccolo qua. Bello, non è bello sto pesce.
l'ultimo giro è in acqua, quindi è completamente sommerso, quindi poi il sole no, non c'è più, quindi diciamo che è bella vispa anche per questo motivo. Quindi facciamogli prendere un bel po' d'acqua, eccola qua, pesantina direi, eccolo qua. Bene, adesso direi che è ora di andarla a liberare. Ecco, rimettiamola in acqua. Io sono sempre dispiaciuto, mi piace lasciarla andare, è bellissimo vederla andare via, ma da quando ce le ho qui veramente me le guardo e sono veramente spettacolari. Anche lui è spettacolare, anche lui. Bene ragazzi, a questo punto le vado a liberare e ci vediamo al prossimo video, spero in quel posto lì che vi ho detto, che i permessi si riescano a ottenere. Mal che vada, insomma, canali ne ho in mente, ne ho tanti, tutti nuovi, e quindi ci vediamo con ambienti completamente diversi. Ecco, l'unica cosa è che ho sentito parlare di questi ambienti di acqua salmastra che mi prendono particolarmente, quindi la mia idea di pescare adesso è là. Va bene ragazzi, io a questo punto vi saluto, vi faccio vedere l'ultima volta lei, eccola qua. E lui. Vi saluto, al prossimo video. Bye bye.